Arrivata la notte, si spegne la luce, si accende il silenzio e tutti vanno a dormire. È mezzanotte, giro per casa e all'improvviso, senza preavviso, bussa alla porta un uomo distinto, giacca e cravatta, un vestito perfetto, con un cilindro, due occhi neri. Prego si accomodi nei miei pensieri. Si mette seduto, è un po' distaccato, non beve nulla, mi sembra educato. Ma poi si trasforma, diventa aggressivo, diventa violento, diventa spietato. Mi lega le mani, mi tappa la bocca e non riesco nemmeno a parlare. A volte scompare, a volte riappare e bussa sempre a casa mia. A volte scompare, a volte riappare e bussa sempre a casa mia. Mi sveglio sudato, è già mattina, ma per fortuna mi aveva slegato. Ci penso ancora, ma poi mi distraggo. È proprio adesso che non ci pensavo. Bussa alla porta quell'uomo distinto, sempre curato, un vestito perfetto, con un cilindro, due occhi neri. Un attimo solo e di nuovo tra i piedi. Si mette seduto, è un po' distaccato, inganna di nuovo, mi sembra educato. Ma poi si trasforma, diventa aggressivo, diventa violento, diventa spietato. Mi lega le mani, mi tappa la bocca e non riesco nemmeno a parlare. A volte scompare, a volte riappare e bussa sempre a casa mia. A volte scompare, a volte riappare e bussa sempre a casa mia. A volte scompare, a volte riappare, a volte scompare, a volte riappare e bussa sempre a casa mia. Mi sveglio di colpo, forse ho capito, pure il dottore mi aveva avvisato. Qui nessuno ha bussato.